Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video, come sempre, super super bellissimo, perché si tratta del video in collaborazione con i miei super amici di YouTube, e quindi Federica, Alessandra, Serena, Erika e Filippo. E purtroppo abbiamo tra virgolette perso Carmen, perché per un discorso appunto di organizzazione, comunque per un discorso di, diciamo, di famiglia, diciamo che non riesce più a stare dietro purtroppo alle tra virgolette scadenze che ci siamo poste, no? E ci spiace tantissimo per questa perdita, perché comunque Carmen è una persona fantastica e ci auguriamo, insomma, che prima o poi ritorni con noi, ecco. Però vabbè, insomma, diciamo che state tranquilli, non abbiamo bisticciato, non abbiamo litigato in nessun modo, è soltanto purtroppo per una questione organizzativa. E io ovviamente mando un bacione a tutti, grazie ragazzi per questa collaborazione, ve lo dirò sempre, grazie mille. E comunque trovate ovviamente i link del loro video, dei loro canali, qui sotto nell'info box, e correte ovviamente a vederli. E oggi si parlerà di colazione, gli indispensabili per la nostra colazione. Allora, abbiamo fatto un mix, quindi tutto quello che ci veniva in mente che per noi è indispensabile per la colazione. Adesso ve ne parlerò un po' e poi vedrete proprio il pezzetto di video. Comunque, appunto, adesso vi farò vedere tutto. E allora, io ovviamente al mattino faccio colazione insieme a Marco, è un'abitudine che abbiamo preso da relativamente poco, perché Marco non è mai stato abituato a fare colazione. Adesso causa vari problemi di, diciamo tra virgolette, salute, nel senso vari problemi di reflusso, vari problemi di stomaco, ecco, il dottore assolutamente gli ha consigliato spassionatamente di fare colazione, anche perché dicono che appunto è il passo più importante della giornata, ed effettivamente è così. E io ho sempre amato fare colazione, sinceramente. L'unica cosa è che purtroppo di cose, se non la faceva lui, io non riuscivo a farla, perché ci svegliavamo comunque un po' troppo tardi, ecco. E quindi siamo qua a fare il video sugli indispensabili della colazione. Spero che questo video vi piaccia. Adesso vi lascio appunto al resto del video. E niente, questa è una delle colazioni che facciamo durante la settimana, quindi è sicuramente quella più realistica, ecco, durante la settimana, perché poi nei weekend magari o ci piace andare comunque a fare colazione fuori al bar, oppure comunque ce la prendiamo molto ma molto molto più con calma, quindi prepariamo anche la brioche, magari il cappuccino e tutto quanto, quindi riusciamo anche a fare più cose, ecco, e sicuramente con più calma. Niente, io vi lascio al video, io ringrazio ancora tutti i ragazzi, grazie mille ragazzi, grazie grazie grazie, e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccoci arrivati finalmente al momento della tanto attesa colazione. Ovviamente inizio a preparare il tavolo, intanto che aspetto Marco che finisce di prepararsi, poi dicono le donne che sono in ritardo, che si fanno aspettare. Allora, immancabile, immancabile assolutamente,
il colore, ci deve essere sempre un pochettino di allegria sulla tavola perché bisogna iniziare bene la giornata, bisogna affrontarla e quindi assolutamente non possono mancare le posate rosse con i pois bianchi e assolutamente non possono mancare le cioccolate, le marmellate. Solitamente la marmellata la faccio io, in questo caso purtroppo l'avevo finita e abbiamo preso questa qua al supermercato. Non ne vado molto fiera di questa cosa qua, però vabbè. E solitamente facciamo appunto due fette di fette biscottate, due di cioccolato e due di marmellata. In teoria solitamente le alterniamo, nel senso io mangio una di cioccolato e una di marmellata, Marco uguale. In questo caso in realtà io mangerò due di cioccolato e Marco mangerà la marmellata. E se non l'avete ancora provata, ragazzi, provate la, cioè tra virgolette, la Nutella della pan di stelle, perché è qualcosa di fenomenale assolutamente e ve la consiglio vivamente. E assolutamente non possono mancare le nostre tazze con i nostri nomi della Mulino Bianco, era di una vecchia raccolta punti e ovviamente nel mio c'è scritto Martina e in quella di Marco c'è scritto Marco. E appunto iniziamo a far colazione e quello che vedete in basso a destra è il porta tè tisane e in questo caso Marco ha voluto il tè questa mattina e invece io ho bevuto il latte. Ma solitamente alterniamo, però io sinceramente preferisco bere sempre il latte e assolutamente freddo. Chi come me ama il latte freddo, alzi la mano. Il latte caldo non riesco a berlo, non so come mai. Invece Marco solitamente quando beve il latte lo beve assolutamente caldo. E solitamente questa è la nostra colazione, ma alterniamo molto e insomma, alterniamo con magari cereali, con invece delle fette biscottate prendiamo il pan bauletto, oppure direttamente le brioche. Appunto, come vi dicevo prima, questa qua è la colazione della settimana, diciamo della settimana lavorativa. E invece per il weekend preferiamo, diciamo, andare a far colazione al bar, ecco, oppure farla a casa ma con i cornetti, ma con più calma. E quella che vedete in centro tavola è un'alzatina dove solitamente io appoggio le brioche, ma in questo caso ho appoggiato le fette biscottate con la marmellata e la cioccolata, ecco. E subito dopo assolutamente non può mancare il caffè. Il caffè è indispensabile per iniziare bene la giornata, però lo prenderò soltanto io in questo caso perché Marco, appunto per i problemi di stomaco che vi dicevo prima, non può berlo. E quindi nulla, diciamo che qui metterò ancora del latte perché sapete benissimo che io il caffè da solo non riesco a berlo e quindi aggiungerò ancora un mezzo litro di latte al caffè. E questa è la mia colazione, questi sono gli indispensabili della mia colazione. Fatemi sapere quali sono i vostri e io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!